Eccoci qui, ciao a tutti, grazie per essere sul canale, siete sempre in tanti, vi ringrazio. Oggi continuiamo con la rubrica delle erbacee perenni, le piante del futuro e vi presento la Veronica longifolia. Veronica longifolia, appunto. Adesso la vediamo in un vaso di 10 cm per una sua altezza di circa 30, ma in piena terra può raggiungere gli 80 e i 90 centimetri di altezza. Bellissima fioritura. Adesso ovviamente è piccolina, ma la vedete se ci avviciniamo, sono tanti piccoli fiorellini bianchi che in piena terra, quando la pianta potrà esplorare ovviamente più terreno, i fiori saranno anche di 10, 15, perché no, 20 centimetri proprio di altezza. La base è un pochino più spessa, poi si va a stringere. Sono delle vere e proprie spighe. Se ne possono piantare 4, 5 al metro quadro. All'interno di un'aiuola possono far parte appunto di quelle piante colonnari, cioè di quelle piante che ci donano, che ci fanno da volume, che ci riempiono appunto. Sono le prime piante che posizioniamo all'interno di un'aiuola, quelle più alte. E quindi da lì poi si parte con tutto il resto. Lei è una bellissima pianta perché fa queste fioriture molto particolari all'apice appunto della vegetazione. Delle vere e proprie spighe, andatela a vedere anche in qualche video perché quando c'è anche il vento è molto bella, è molto armoniosa ed è veramente, veramente molto bella da vedere. L'inverno sparisce, non è adatta al dry garden, anche se poi con un terreno magari leggermente argilloso potrebbe farcela, quindi potrebbe sopportare anche periodi di siccità. Dipende dal terreno, io ve la sconsiglio. Perché nel momento in cui ha un minimo di irrigazione è veramente veramente bella da vedere. Come dicevo, anche rustica, d'inverno perde completamente la vegetazione, quindi può fare tutta la neve che vuole, può fare meno 15, che lei ai primi caldi rispunterà. Ecco, da tenere in considerazione quindi l'altezza e il tipo di fiore. Diciamo che le fioriture bianche io le apprezzo fino a un certo punto perché, come tutti i fiori bianchi, nel momento in cui passa la fioritura si vede subito perché il colore inizia ovviamente ad andare sul grigio, sul marrone, sul nero, quindi si vede subito, mentre con gli altri colori sfumano soltanto. Se è un rosso inizia ad andare sul rosa, ma è comunque bello da vedere. Mentre il bianco si vede un pochino quando inizia a passare, però qui abbiamo fiorellini proprio piccolini e quindi si vede meno questa cosa. Con questo è tutto, grazie mille per essere stati fino all'ultimo presenti. Vi ricordo che verde è bello, ma sostenibile è meglio. Ciao a tutti!